La fattispecie è quella di due sorelle quarantenni che hanno vissuto con la sola madre perché il padre si è sempre rifiutato di riconoscerle. Le due sorelle non hanno avuto una vita facile. Tossicodipendenti, hanno scontato pene detentive e infine hanno iniziato un percorso di recupero presso una comunità. Agiscono in giudizio per far dichiarare la paternità naturale. Inoltre chiedono il rimborso delle somme dovute per il loro mantenimento fino alla domanda giudiziale. L'emissione di un assegno alimentare mensile stante lo stato di bisogno, il risarcimento del danno morale subito a causa della sofferenza derivante dalla privazione e dal sostegno della figura paterna. Le prime due richieste non sono state accolte dal tribunale. Le due figlie non erano legittimate a chiedere iure proprio il rimborso delle spese sostenute per il loro mantenimento. Unico soggetto legittimato sarebbe stata la madre, che ha provveduto anche per la parte del padre. Anche per gli alimenti, accertata la mancanza di uno stato di bisogno dovuto all'esistenza della capacità lavorativa e di produzione di reddito, seppur minima, la domanda è stata respinta. Importante è invece la presa di posizione con riguardo al riconoscimento di un danno non patrimoniale, qualificato come danno morale, causato dal comportamento dell'uomo che si è rifiutato di riconoscere le figlie e di provvedere a loro. Si ammette la risarcibilità di un danno non patrimoniale come conseguenza di una condotta, anche non reato, che ha compromesso uno dei diritti della persona direttamente tutelati dalla Costituzione. A tre condizioni. Primo, interesse leso di rilevanza costituzionale. Secondo, lesione dell'interesse grave e non minimamente tollerabile. Terzo, danno non futile. Secondo il comune sentire, l'assenza di un genitore nella vita del figlio genera indubbiamente molteplici ripercussioni negative nella vita di quest'ultimo, tra cui scompensi affettivi e la privazione di sostegno psicologico e di guida, oltre ad inevitabili ricadute nella stessa della vita di relazione.